Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vedremo come ho realizzato questo scatto in controluce che forse avete già visto sul mio ultimo video dal campo. Se non lo avete fatto ve lo linko qua in alto a destra. Allora, qua siamo in una situazione chiaramente di controluce in cui il sole quasi pieno di fronte alla lente, in questo caso erano 17 mm su APS-C, è una situazione di controluce molto fastidiosa in cui si vengono a creare questi spiacevoli flare colorati che sì, si possono togliere in post-produzione con il timbro clone, ma cosa c'è meglio che sostituire questa parte di foto con la stessa identica parte di foto senza il flare. Di conseguenza qui abbiamo uno scatto di base e questo sarà lo scatto che verrà utilizzato per il primo piano e lo stesso scatto con gli stessi valori di esposizione, però con il dito che parava il sole. Di conseguenza questo scatto è naturalmente privo di ogni flare. Dopodiché ho realizzato anche uno scatto sottoesposto per esporre correttamente il cielo, che aveva anche delle belle tonalità su questa nuvola, e poi un terzo scatto, o meglio un quarto scatto, anche questo sottoesposto, per recuperare il più possibile le luci vicino al sole. Allora, prima di tutto selezioniamo tutti quanti gli scatti e andiamo in modalità sviluppo. Controlliamo che sincronizzazione automatica sia effettivamente stato attivato, in modo che noi ora possiamo andare ad applicare le stesse correzioni a tutte e quattro le immagini. Sicuramente voglio tramutare il profilo colore in Adobe Paesaggio, che mi estende un po' la gamma dinamica e satura un pochino i colori. Poi andrei sicuramente a rimuovere l'aberrazione cromatica e attivo anche la correzione profilo della lente per rimuovere vignettatura e effetto barilotto del grandangolo. Una volta fatto questo, abbiamo esaurito le impostazioni da mantenere per tutti e quattro gli scatti. Quindi selezioniamo soltanto lo scatto di base, diciamo, e quello in cui la mia mano parava la luce del sole e sincronizziamo automaticamente tutte e due questi scatti. Quindi andiamo a decidere che cosa vogliamo fare. Sicuramente abbassiamo un pochino le luci, questo servirà in fase di blend, lo vedremo successivamente in Photoshop. Voglio rendere i neri leggermente più leggibili in questo modo per avere un file più lavorabile successivamente in Photoshop. Poi vorrei prendere questo giallo e trasformarlo un po' in verde, giusto per dare una maggiore uniformità ai colori del primo piano. Come nitidezza direi di abbassare il raggio, aumentare i dettagli e mascherare in modo che sia coerente con il primo piano. Andiamo nella calibrazione e saturiamo un po' il blu primario per avere dei gialli e dei blu un pochino più saturi. A livello di bilanciamento del bianco voglio dare una leggera riscaldata alla temperatura del colore della foto e mettiamo anche un pochino più la tinta sui verdi. Perfetto. Ora sistemiamo il file per il cielo, possiamo sicuramente scaldarlo un po' e aggiungere un tocco di magenta, scaldato fin troppo forse. Rimuoviamo le macchie di sporco sul sensore, operazione molto noiosa che mandiamo avanti. Perfetto, ora che abbiamo dato una bella ripulita al cielo, affiniamo un pochino. Allora, sicuramente voglio ridare un po' di esposizione, recuperare un pochino le luci, aprire leggermente le ombre, anche questo ci faciliterà il lavoro del blend. Recuperiamo ancora un pochino di luci, ecco così. Il cielo deve essere chiaro, non è che deve essere scuro così il cielo, perché sennò è un po' innaturale, vedete? Il cielo deve essere giustamente chiaro perché è la parte più chiara della scena. Andiamo ora sull'ultimo file sottoesposto per il recupero della zona in sole pieno, diciamo, e qui andiamo semplicemente a recuperarla quanto possibile, senza farla diventare grigia, perché qui altrimenti stiamo cercando di recuperare l'irrecuperabile, che è proprio la palla del sole. La palla del sole è normalissimo vederla bianca e non gialla, perché è così che funziona l'occhio e funziona la macchina fotografica. Altrimenti il risultato potrebbe essere un po' innaturale. Ripensandoci, voglio tornare un attimo sul file del cielo e spostare leggermente il giallo sull'arancio e il blu sul magenta. Ecco, in questo modo abbiamo una situazione di contrasto
cromatico molto interessante all'interno del cielo della foto. Prendiamo tutti e quattro i file e andiamo a modificarli come livelli in Photoshop. Adesso abbiamo i file aperti in Photoshop. Vogliamo mettere sicuramente prima di tutto il livello di base, poi metteremo il livello in cui andremo a rimuovere il flare, poi metteremo il livello relativo al cielo e per ultimo il livello relativo alle alte luci. Rendiamo visibili soltanto i primi due livelli. Allora, adesso andremo a recuperare questa parte dell'immagine senza flare e ne faremo un blend con questa in cui invece ci sono i flare. Adesso applichiamo una maschera nera tenendo premuto il tasto Alt e nuova maschera per creare appunto una maschera nera su questo livello. Quindi il principio base della maschera è che il bianco mostra il livello a cui si riferisce, il nero lo nasconde. In questo caso è tutto nero, quindi non si vede niente di questo livello con la mano, ma soltanto del livello sottostante. Adesso quindi con un pennello bianco, opacità 100% e morbido al massimo, andremo a dipingere di bianco sul primo piano per rimuovere qualsiasi flare indesiderato. Vediamo di essere il più preciso possibile, in modo da avere sì la stellina del sole, ma niente flare indesiderati. Perfetto. Quindi il flare è stato eliminato molto molto semplicemente e anche la stellina del sole, vedete, è molto più ordinata, specialmente in questa zona qua, vedete. Adesso occupiamoci del cielo, rendiamo visibile il livello e facciamo selezione cielo. Photoshop ha individuato il cielo, quindi adesso con la selezione attiva applichiamo la maschera e adesso abbiamo il cielo da un'esposizione e il primo piano dall'altra. Ci sono delle zone un po' critiche in questo caso perché c'era forte vento e vediamo che gli alberi si muovevano un pochino. Di conseguenza, per risolvere questo problema, noi possiamo prendere un pennello bianco e con un'opacità al 30% andare a passare sulle zone problematiche. Quindi stiamo dicendo a Photoshop: prendi dal livello sottoesposto anche le cime di questi alberi. È per questo che abbiamo un po' uniformato la esposizione e il colore tramite il recupero delle luci e le ombre negli altri livelli su Lightroom, proprio per fare questo, per evitare zone problematiche. Vedete qua quanti ce ne sono? Queste sono tutte cime dei cipressi che si muovevano e si sono spostati da un'esposizione all'altra. Qui vado con un'opacità al 30% per fare, diciamo, i passaggi necessari ed avere tutto sotto controllo e non creare strani aloni. Vedete, gli artefatti se ne vanno via. E questo è un altro motivo per cui io scelgo, in una situazione del genere, ma anche se mi conoscete un attimo, nel 90% dei casi scelgo sempre di fare un blend manuale anziché un HDR per avere il massimo controllo della scena. Perfetto. Altri alberi in movimento che sconfinano nella selezione del cielo non ce ne sono e il blend è fatto. Adesso potrebbe anche andare bene così, però andiamo ulteriormente a recuperare questa zona. Come facciamo? Rendiamo visibile questo livello, applichiamo una maschera nera e con un pannellino di maschere di luminosità, io uso il TK7, ma potete usare quello che volete, ce ne sono anche gratuiti, tra cui il TK6 Basic, scegliamo una maschera di luminosità, una maschera di luci, che vada ad individuare la zona in cui le luci erano bruciate. Quindi scegliamo questa selezione, quindi carichiamo come selezione questa maschera di luminosità e con un pennello bianco con opacità bassa, rimarrei al 30%, cerchiamo di recuperare il più possibile. Allora, vediamo che è troppo forte l'effetto, quindi scendiamo al 10% e vediamo che piano piano recuperiamo anche la zona del sole. Vediamo prima e dopo e non abbiamo creato particolari aloni. Deselezioniamo con Ctrl D quello che abbiamo fatto e adesso con il nostro flare rimosso, il nostro cielo correttamente esposto e bilanciato e le nostre alte luci recuperate, possiamo andare avanti con il nostro sviluppo. Creiamo un livello vuoto con metodo diffusione sovrapponi, questo sarà il nostro livello per il dodge. Scegliamo un colore bianco
e con un'opacità al 10% andiamo a fare un dodge per esaltare la luce su queste colline tipiche della Val d'Orcia. Potremmo andare anche con una maschera di luminosità per essere più precisi, ma adesso è una situazione abbastanza facile anche da fare manualmente. Voglio creare un altro livello, stavolta però con modalità luce soffusa, e andare con un pennello nero a fare lo stesso, però andremo stavolta a scurire le zone in ombra per creare un maggiore contrasto locale in questo primo piano e donargli una maggiore tridimensionalità. Vediamo il prima e il dopo del Dodge and Burn. Adesso, come ultimo ritocco finale, direi, creiamo un nuovo livello vuoto, modifichiamo sempre in luce soffusa e andiamo a campionare un colore caldo che avviene qua nei pressi del sole. Ecco, una cosa del genere va benissimo. Teniamo una saturazione piuttosto bassa e adesso con un pennello con opacità 100%, poi andremo ad affinare tutto l'effetto, diamogli magari anche una forma un po' più ellittica a questo pennello, andiamo a dare un click qua per enfatizzare questa luce. Con opacità pennello 60% e un pennello un po' più grande diamo un altro click, 30% di opacità pennello, pennello sempre un po' più grande, altro click, e opacità 10%, un altro click ancora. Vediamo che in questo modo abbiamo enfatizzato questa luce del sole. Adesso però è un po' troppo forte, quindi abbassiamo l'opacità del livello e abbiamo una giusta enfasi della luce. Può essere adesso il momento giusto di creare un livello regolazione, tonalità e saturazione. Possiamo andare con la mano a scegliere un colore da campionare. Prendiamo per esempio questi gialli che avvengono qua nel cielo, che c'è anche un po' del primo piano e un po' dell'arancione nel cielo, ma concentriamoci soltanto su quello che avviene nel cielo, perché vedete il primo piano non ha un bello aspetto in questo caso, quindi concentriamoci solo sul cielo. Perfetto, adesso invertiamo la maschera con Ctrl I. La maschera adesso è tutta nera, quindi l'effetto è tutto nascosto. Andiamo col pennello, riportiamolo alla proporzione classica, e con pennello opacità 100% andiamo a riportare la saturazione solo sugli arancioni che c'erano nel cielo. Qui abbiamo colpito un po' indirettamente anche queste colline e non andava tanto bene. Perfetto, vediamo prima e dopo. Adesso possiamo creare una vignettatura, quindi andiamo con le curve a abbassare leggermente la luminosità della foto e alziamo un po' il livello di output per evitare di fare queste ombre troppo pesanti. Adesso invertiamo la maschera con Ctrl I e zoomiamo indietro con un pennello bianco con opacità diciamo 70%, andiamo a scurire i bordi dell'immagine che vogliamo effettivamente scurire, più che altro direi qua nel cielo e in quest'angolo qua. Il resto è già tutto come se fosse già una vignettatura naturale, diciamo, non voglio andare a scurire dove è già molto molto scuro. Un ultimo effetto finale è l'Orton Effect. C'è un video sul canale che potete andare a vedere in cui parlo nel dettaglio dell'Orton Effect. Adesso, per rapidità e comodità, utilizzerò una mia azione preconfezionata, diciamo, ma funziona esattamente come nel video che vi linko qua in alto a destra. Con il filtro Camera Raw vado a affinare il mio effetto Orton e abbasso infine l'opacità dal 30% al 15%, che è più che sufficiente come effetto Orton per un'immagine del genere. Anzi, è un pelino troppo forte, lo abbassiamo ulteriormente al 12%. A questo punto l'immagine è finita, raggruppiamo tutti i nostri edit in un unico gruppo, vediamo quindi il prima e il dopo. E non dimentichiamoci che siamo partiti da questa immagine in cui abbiamo rimosso il flare nel primo piano, aggiunto il cielo dall'esposizione sottoesposta, aggiunto dettaglio nella zona di luce del sole nell'altro livello sottoesposto e infine la foto finita dopo tutto il nostro sviluppo.
Vi ringrazio per aver visto il video, spero che questo tutorial di sviluppo dall'inizio alla fine della foto vi sia stato d'aiuto. Se volete vedere proprio ancora l'inizio della foto, proprio in fase di scatto, potete vedere il video della settimana scorsa in cui ho scattato questa foto in Val d'Orcia. Se l'avete già fatto, vi ringrazio comunque per aver visto il video e vi invito ad iscrivervi al canale per i prossimi contenuti dal campo e tutorial di post-produzione. Uscirà un video nuovo ogni settimana il giovedì alle 11. Vi ringrazio ancora per aver visto il video, lasciate un commento, un mi piace e ci vediamo insieme al prossimo video. Ciao!